Proseguirei allora il pomeriggio, meno che non ci siano delle domande. Se avete delle domande, vi invitiamo a scriverle in chat. Proseguiamo appunto con il nostro programma. Se diciamo la mattina ci siamo un po' dedicati a quelle che sono le relazioni classiche dell'assemblea dei soci di Comitalia, abbiamo pensato per il pomeriggio a un'organizzazione degli interventi per dare voce a tutti coloro che a diverso titolo si sono impegnati nel 2020 su degli specifici temi. Iniziamo quindi parlando di un argomento che è il nostro presente, ma anche e soprattutto il nostro futuro, e quindi musei e sviluppo sostenibile, le prospettive future. Ce ne parla Michela Rota, la nostra coordinatrice di Compiemonte Val d'Aosta, ma anche membro di diversi working group sulla sostenibilità che stiamo portando avanti in ICOM, oltre che autrice di uno dei libri più interessanti degli ultimi anni sul tema, del quale, perdonami, non mi ricordo il titolo, ma sicuramente ci potrai aiutare direttamente tu, Michela. A te la parola, grazie. Grazie mille Valeria, parto subito. E, appunto, mi interessa raccontarvi in questa mia presentazione il lavoro che stiamo portando avanti sullo sviluppo sostenibile, sì, un lavoro che parte appunto da tempo, ma soprattutto è proiettato verso il futuro. Infatti il titolo della mia presentazione è proprio quello di sviluppo sostenibile e prospettive future. Come abbiamo iniziato questa mattina, appunto facendo un parallelo con il quadro internazionale, anche eccoci qua, perfetto. Non riuscito a condividerla, prego, Michela. Benissimo, no? Quindi diciamo che prosegui pure. Quello che mi interessa è proprio presentare un parallelo con il quadro internazionale di quello che ICOM sta facendo anche come gruppo di lavoro sulla sostenibilità a livello internazionale, per poi andare a vedere invece quelle che sono le attività nazionali e locali sul tema. Perché inquadrare questo aspetto dello sviluppo sostenibile, quindi facendo vedere come ICOM ha riconosciuto già se vogliamo, in maniera proprio ufficiale, a partire dalla conferenza di Kyoto dell'anno scorso, accogliendo la proposta di questo gruppo di lavoro sulla sostenibilità, che è stato sostenuto, stabilito a partire dal 2018, dove membri italiani ne fanno parte, subito dall'inizio Michele Lanzinger, che appunto dà un contributo fondamentale da tempo su queste tematiche, il gruppo di lavoro internazionale ha innanzitutto l'obiettivo di supportare quanto più possibile l'executive board a rendere mainstream gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Un piccolo inciso: sappiamo che i 17 goal ormai per l'Agenda 2030 sono diventati un po' il riferimento istituzionale, e all'interno del quale non ci sono solo temi ambientali, ma sappiamo benissimo che ci sono anche tutti i temi di uguaglianza, equità, lavoro, educazione, tutti i temi e molti altri che i musei si trovano ad affrontare quotidianamente. Un piccolo focus in più mi interessa metterlo proprio sulla questione ambientale, perché è necessario proprio un salto di scala a livello sistemico perché i musei prendano a cuore questo tema. Voglio fare un parallelo con la giornata di oggi: sono appunto 5 anni dall'approvazione dell'Agenda 2030, c'è cioè in corso questo summit proprio dell'ambizione di portare l'Europa ad essere leader, uno dei leader sul tema climatico e impegno per l'ambiente. E i musei non possono sicuramente esimersi da questo impegno fondamentale. Sì, andiamo pure oltre, ma già dall'anno scorso, infatti, anche i musei e ICOM, con questa risoluzione numero 1 sulla sostenibilità, hanno proprio recepito, diciamo, quelle che sono le grandi crisi e i temi all'ordine del giorno fondamentali e diciamo della società civile,
civile, il senso lato con cui i musei si trovano a doversi confrontare, li hanno diciamo riconosciuti messi all'ordine del giorno, proprio dichiarando con questa risoluzione l'impegno di ICOM ad occuparsi di sviluppo, di sostenibilità, se vogliamo, e di sviluppo sostenibile. Andiamo pure oltre. Ecco, quello che mi interessa mettere in evidenza qua è proprio un po' il fatto di questo impegno sopportato dal working group a lavorare in questo senso a livello di comitato, ma poi anche aiutare i diversi comitati a iniziare questi step e questo impegno sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Andiamo pure oltre. Ecco, quello che è interessante è proprio il fatto che ci sia questo quadro di riferimento, quindi in questo impegno generale di ICOM per la sostenibilità, che poi è stato colto a fronte del fatto sicuramente che tantissimi musei si stanno già occupando di queste tematiche da tempo, il fatto di farlo riconoscendo quindi diciamo questi documenti più ufficiali, il richiamo degli scenari internazionali, ha visto già nel corso di quest'anno, nel 2019, 5 maggio, ICOM Italia aveva organizzato un primo webinar proprio in musei tra sviluppo sostenibile e nuove emergenze, collocando anche quello che mi interessa mettere in evidenza, che ci sono tantissimi altri enti che si stanno impegnando su questo fronte. L'American Alliance ha un gruppo di lavoro che si chiama proprio dedicato all'ambiente e al clima. I musei inglesi hanno lanciato questo motto, la cultura dichiara le emergenze, c'è questo climate network della cultura, non ultimo i giovani, sappiamo benissimo che a fronte del fatto del movimento Fridays for Future si sono organizzati anche con un movimento Museums for Future. Quindi il nostro impegno non è, è da vedersi anche in un contesto internazionale e nazionale più ampio, perché sempre di più quello che emerge è il fatto di lavorare in collaborazione, in connessione e sempre meno in modo competitivo, per il semplice fatto che tutti questi enti stanno dando un contributo importantissimo e lo scambio, la condivisione che arriva e comunque avviene a livello di webinar, di presentazioni e serve proprio a far crescere la consapevolezza di tutto l'ecosistema, musei, professionisti museali e poi tutto questo lavoro in partecipazione sempre di più con la società civile e le comunità. Andiamo pure avanti. Quindi i temi, oltre al fatto di aver citato quindi 17 goal, per i musei possono essere riorganizzati anche secondo dei campi, magari anche in Italia, che sono più riconoscibili e più vicini secondo un modo di lavorare anche dei musei italiani, proprio perché le tematiche sono tantissime. La declinazione, quando si dice sviluppo sostenibile, sappiamo ormai che i temi sono i più disparati e in questo piccolo diciamo ruota dove si vede in grandi capitoli che abbiamo un po' riorganizzato in questo modo a fronte del libro, quello che ha citato Valeria in inizio, che si chiama Musei per la sostenibilità integrata, dove i temi vengono riportati un po' secondo quest'ordine, quindi diciamo che il museo si occupa di questi temi sia nell'organizzazione che nella governance, per l'edificio, gli impianti e la sicurezza, per i suoi spazi e per tutto quello che riguarda poi le collezioni, il modo di conservare ho messo il timer e ho ancora 2 minuti. Le collezioni, gli allestimenti, dicevo, con un'ottica in ottica anche di economia circolare. Questo vale un po' come un processo nuovo che sempre i musei e gli enti si stanno iniziando a rivolgere anche a questo tema. Infatti l'intervento successivo sarà proprio anche in quest'ottica, legato al riuso degli allestimenti, ma non solo. Poi c'è il grande tema del museo diffuso, che cosa può fare il museo col territorio e poi con il pubblico e le proprie comunità.
proprio per traghettare da questa pressione del passato il museo verso le opportunità del futuro, questa visione nuova, questo nuovo modo di progettare e secondo questi temi che richiedono proprio un cambio anche nella missione, nell'organizzazione, nei valori e sempre di più questo richiamo ormai fortissimo della responsabilità sociale dei musei entra a pieno titolo in queste tematiche. Andiamo avanti. Ecco, proprio per questo vi presento quello che è un progetto di ricerca applicata che si chiama Musei Integrati, che vedrà ICOM in partner, adesso vi spiego bene come è organizzato questo progetto, a lavorare su queste tematiche. Questo progetto di ricerca, che ha un titolo molto lungo, che si chiama Ricerca e sostegno di buone pratiche in ambito museale ai fini dell'attuazione delle strategie nazionali degli obiettivi di sviluppo sostenibile per lo sviluppo locale e le agende urbane. Il Museo delle Scienze di Trento, come capofila, ha applicato un progetto del Ministero una call del Ministero dell'Ambiente, appunto per sviluppare le strategie di sviluppo nazionale a livello locale, in sinergia con ICOM Italia e l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici. È un progetto di 18 mesi, appena iniziato, finanziato appunto dal Ministero dell'Ambiente, che vede anche due altri partner che supportano il progetto, che sono ASVIS e OCSE. Quindi diciamo che c'è una grande rete di collegamento per lavorare su queste tematiche. E l'interesse, il Muse capofila, in quanto anche ente di ricerca, che ha potuto applicare a questo bando, l'aspetto che ha messo in evidenza dal primo momento, anche con il suo direttore subito, Michele Lanzinger, l'idea di non lavorare come muse, ma lavorare con l'ecosistema museale italiano, cioè allargare questo progetto ad altri enti. Andiamo un po' avanti, vi presento in questo contesto, quindi diciamo questo obiettivo generale, che è proprio quello di mettere in connessione a livello sistemico i musei con le città metropolitane, quei territori, per lavorare per lo sviluppo sostenibile, la strategia di sviluppo sostenibile e per i 17 goal e darne un'applicazione diffusa. Andiamo pure oltre, diciamo che il progetto è diviso poi in quattro grandi obiettivi che qua riassumo e sono il creare questo ecosistema di un primo nucleo di musei che avviano questa sperimentazione. Si tratta di un progetto di ricerca a cui verranno coinvolti, secondo dei criteri ben stabiliti, all'incirca 25-30 musei. E poi che lavoreranno su una piattaforma digitale di condivisione anche di contenuti e repository. Poi in un secondo momento, e anche in questa fase, ci sarà anche un comitato di coordinamento un po' più ristretto, e poi proprio diciamo la parte, l'obiettivo 2, la metodologia e il museo laboratorio, cioè quindi proprio lo sviluppo della metodologia, della sperimentazione, la validazione. L'obiettivo 3 è quello poi di portare queste tematiche sul territorio, quindi anche attivando dei workshop, dei laboratori con le persone, con i cittadini, con le comunità. Ma l'ultimo e non meno importante è il tema proprio della riconoscibilità del museo per il territorio. Sì, possiamo anche andare avanti ancora, ecco, fermiamoci qua su questa slide. Queste sono solo delle schede che riprendono quei quattro obiettivi. Stavo appunto parlando dell'obiettivo 4 perché l'obiettivo è quello di far sì che il museo venga riconosciuto dal territorio, ma anche dalle amministrazioni per lo sviluppo e gli stakeholder del territorio, per anche lo sviluppo di policy e pratiche per lo sviluppo sostenibile. Quindi ci sia proprio un inserimento strategico e sistematico di musei come enti sui quali si può ragionare per sviluppare proprio delle policy su questi temi, fronte al fatto della loro connessione con un ampio pubblico e fortemente diversificato, quindi anche perché sul tema delle agende urbane e metropolitane
saranno sempre più importanti le consultazioni pubbliche e ad esempio i musei potranno anche inserirsi in questo contesto. Ma veramente questo progetto ha tantissimi poi output. In questo momento quello che ci interessava era soprattutto far vedere la complessità e quante relazioni si stanno creando attorno a queste tematiche e opportunità, io direi soprattutto, di lavorare questi temi per fare la differenza. Andiamo ancora avanti e fare la differenza, se vogliamo, anche a livello locale, perché è vero che si parla di una strategia nazionale che poi va applicata veramente sul contesto dove i musei lavorano. Qui solo una scheda che dice il fatto che se mi rivolgo a questi obiettivi di sviluppo sostenibile lo posso fare in tanti modi, raggruppandoli diversamente, ma il tema è proprio quello di prenderli in considerazione. Io non sono forse già sforato anche di qualche minuto, mi fermo qua. Ancora l'ultima slide, appunto, proprio dove mi interessa dire che avremo modo di tornare su questi temi in appuntamenti dedicati anche subito a partire dal nuovo anno, ma la chiamata è quella proprio di, come dice appunto anche è stata lanciata più volte, inizia nel 2021 la decade dell'azione, quindi è ora di agire per tutti e soprattutto facendoli insieme in modo collaborativo come ecosistema culturale museale italiano. Quindi vi ringrazio e mi fermo qua. Grazie a te Michela per le tue parole, ma anche per la tua passione. Sicuramente è un argomento nel quale siamo coinvolti professionalmente ma anche umanamente, perché va veramente a intersecare i principi del nostro stare insieme sul pianeta Terra, quindi diciamo una missione che ICOM condivide con tanti altri soggetti a livello territoriale e mondiale. Quindi sicuramente nel 2021 il filone della sostenibilità sarà uno dei temi più importanti e che ci coinvolgeranno veramente da vicino. Passiamo adesso al prossimo tema, che è forse quello che ha fatto anche un po' da padrone, diciamo, durante il 2020, in quanto appunto a musei chiusi o comunque aperti solo per pochi mesi, i musei e le istituzioni culturali di tutta Italia, ma anche di tutto il mondo, hanno dovuto riconvertire molte attività nel campo del digitale. E quindi abbiamo visto che tutti noi ci siamo scontrati e incontrati con questo tema importante e sicuramente sarà anche a noi riuscire a pensare ormai con paradigmi diversi, quindi riuscire sempre di più a integrare il digitale proprio nel momento in cui progettiamo le attività, quindi senza passare dall'analogico al digitale, ma pensando già al digitale come un qualcosa di fondamentale da prendere in considerazione dall'inizio. Temi che, insomma, ne parliamo da anni, ma sicuramente quest'anno abbiamo tutti vissuto e un po' subito un'accelerazione. Diamo quindi la parola prima di tutto ad Anna Maria Marras, la nostra coordinatrice della Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale, che ringraziamo tantissimo per l'indefessa attività negli anni e che ha organizzato delle iniziative nel 2020 che devo dire hanno riscosso anche un grande favore da parte del pubblico, come si suol dire, ma con pubblico naturalmente stiamo parlando dei soci, ma anche di tanti non soci che comunque nel 2020 si sono avvicinati ad ICOM. Quindi a te la parola Anna Maria, grazie ancora. Grazie mille, Valeria. Un attimo, c'è una piccola interferenza, ci penso io, andate a silenziare con il mio... Ok. Allora, intanto ho condiviso lo schermo, dovreste vederlo. Ok. Sì, come diceva Valeria, il protagonista nel bene e nel male di questo periodo è stato il digitale.
E questa è la mia sintesi di quello che è stato per il digitale nei musei in questo periodo. Un insieme di emozioni diverse. Sicuramente tanta, tanta tristezza, ovviamente, per la chiusura, e quindi il digitale, da questo punto di vista, invece, ha portato. Consentitemi un po' di gioia, perché ha permesso ai musei di rimanere connessi con i propri visitatori. Sicuramente tanta paura perché comunque, nonostante si parli di digitale da tanto tempo, è sempre un tema visto, è sempre un aspetto del museo che crea comunque paura di investimenti, paura di non avere, le risorse opportune, paura che cada la connessione, che non funzioni la connessione, per esempio, come insomma un po' è successo oggi, che qualcosa vada storto, perché non, a volte non siamo, la paura che viene spesso dal digitale, che spesso non abbiamo abbastanza il polso del digitale stesso, e quindi capitano delle cose che non possono essere controllate, come appunto nel caso della connessione, dei blackout, eccetera. Quindi questo sicuramente ha creato un senso di grande frustrazione. Per quanto riguarda i musei, però ci sono, e l'altra cosa, ovviamente, sono i sentimenti contrastanti riguardo anche le professionalità che hanno potuto, in questo momento di crisi, le diverse professionalità di digitale che hanno potuto, in questo momento di crisi, dare maggiormente il loro supporto. Oppure si è identificato meglio quali possono essere le competenze necessarie all'interno dei musei per portare avanti gli aspetti appunto del digitale. Il digitale che non è soltanto, ovviamente quest'anno l'ha fatta da padrona l'aspetto della comunicazione, quindi le tecnologie digitali che favoriscono insomma la comunicazione, il coinvolgimento del pubblico. Però mi preme ricordare che appunto non è soltanto questo il ruolo e l'utilizzo che possiamo fare delle tecnologie. Tanti, allo stesso tempo, sicuramente tanti eventi sono stati realizzati, quindi ci si è spinti a provare, insomma, sono state probabilmente vinte anche delle resistenze che questo periodo di emergenza ha favorito, insomma, a vincere. Quindi chi non aveva, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del web, quindi chi non aveva profili tra i musei, chi non aveva profili social, ha costruito i propri profili, chi non, oppure chi li utilizzava ha sviluppato maggiormente il suo utilizzo. Tutto questo abbiamo avuto poi l'opportunità di mapparlo, perché un'altra cosa, secondo me, molto positiva di questo periodo è il fatto che sono state fatte molte campagne, molte indagini. Quindi abbiamo veramente un quadro in questo momento, grazie anche all'incrocio di tutti i vari report, ricordo anche le indagini di Comitalia, le indagini di Com International, dell'UNESCO, di NEMO, ma anche dell'Osservatorio Cultura Piemonte. Sono veramente tante le indagini, ultima, non da ultima, quella anche che è stata presentata la settimana scorsa del Ministero dei Beni Culturali sul pubblico dei musei di Ludovico Solima e Annalisa Cicerchia. E quindi ci troviamo di fronte a una grande quantità di informazioni che sicuramente ci serviranno nel 2021 per migliorare l'offerta e per migliorare le attività che nel 2020 i musei hanno realizzato, si sono spinti a realizzare. E in un certo modo si è anche un po' andato oltre quell'aspetto un po' di paura che fanno appunto le tecnologie, e il tema delle tecnologie che vengono viste un po' sempre come una novità all'interno dei musei. In realtà tecnologie digitali e musei non sono argomenti nuovi, ma insomma se ne parla da diverso tempo, e insomma mi piace sempre riprendere
Questa immagine del 1961, dove si vede una delle prime audioguide del Museo Americano di Storia Naturale. Quindi questa è una delle mie, confesso che è una delle mie foto preferite che uso spesso nelle slide, perché proprio ci porta un po' indietro nel tempo e ci fa vedere come di tecnologie e musei se ne parla da diverso tempo. Come commissione ci siamo attivati subito per cercare di portare diciamo, il nostro supporto dal punto di vista anche morale durante il primo periodo, l'inizio della pandemia, e abbiamo pensato di realizzare degli incontri informali dedicati a trattare diversi argomenti del digitale. Gli incontri abbiamo chiamati Apericom, sono disponibili le registrazioni degli incontri che avvenivano tramite diretta Facebook, sono disponibili sul canale YouTube di ICOM Italia. Il tema, appunto, Musei digitali al tempo del Covid-19, esperienze e scenari. Abbiamo realizzato ben 9 incontri a partire da marzo fino a giugno, e in questi incontri, a cui hanno partecipato tra l'altro Alberto Garlandini, Adele Maresca, Marcella Pralormo, Anna Ciparone, Michele Lanzinger, Patrizia Petitti, insomma, veramente tanti, tanti professionisti, abbiamo pensato di affrontare diversi temi, non soltanto quello legato alla comunicazione. Anzi, volutamente l'aspetto principalmente legato alla comunicazione, e abbiamo lasciato come ultimo argomento, che poi è stato molto interessante e molto seguito, dedicata alla web strategy museale con il gruppo Digital Cultural Heritage, con Sara Orlandi, Vincenza Ferrara, Sara Radice, Gianfranco Calandra. Quindi è stato diciamo, un riprendere anche questo lavoro che è stato fatto con la web strategy, molto importante, perché anzi è molto attuale anche in questo periodo, perché dà proprio delle indicazioni, delle linee guida su come costruire la propria strategia. Il digitale, appunto, come è cambiato il lavoro, uno dei temi è stato come è cambiato il lavoro del digitale, dei musei con il digitale. L'aspetto poi legato all'accessibilità è un aspetto importantissimo, a cui, insomma, abbiamo invitato a parlare Gabriella Cetorelli del MIBACT, e Andrea Socrati e Monica Bernardi del Museo Homero. Ed è stato insomma, abbiamo parlato proprio di come il digitale è fondamentale che la costruzione del digitale sia fatta in un determinato modo, perché favorisca l'accessibilità, non aumenti la non accessibilità degli strumenti, perché se non so, ricordo che se le tecnologie non sono costruite nel modo adeguato, il loro agevolare l'accessibilità risulta invece aumentare questo divario, questo divide. Poi uno degli altri temi che è stato maggiormente sentito, ovviamente, è quello legato alla didattica museale. Questo è stato un aspetto in quest'ultimo, ovviamente in questo periodo, molto importante. I musei si sono attrezzati per continuare la didattica, il coinvolgimento del pubblico, anche attraverso interviste, per esempio interviste ai curatori, elaborazioni di materiali didattici che vengono distribuiti ai visitatori. Tra l'altro, alcuni musei, come per esempio la Fondazione Torino Musei, ha recentemente realizzato una propria piattaforma che si chiama In Onda, dedicata esclusivamente alla didattica e ai contenuti didattici che vengono dati, condivisi, ma anche venduti alle scuole e agli insegnanti. Ovviamente non poteva mancare l'aspetto dello storytelling con Eva Pietroni e Fabio Viola, un tema molto, molto sentito anche questo durante questo periodo. Come accennava anche Valeria, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda gli Apericom, onestamente quasi inaspettato, nel senso che pensavamo di coinvolgere più gli iscritti della commissione, invece abbiamo avuto
infatti la formula iniziale non era attraverso la diretta Facebook, ma pensata come iscrizione. Invece abbiamo deciso, viste le richieste, l'interesse, di sbarcare anche noi con le dirette Facebook. Quindi questo interesse che c'è stato in questo periodo ci spinge a comunque pensare a una prossima edizione nel 2021 degli Apericom, sempre con la stessa formula, ma sicuramente con temi diversi. Abbiamo poi partecipato anche alla realizzazione di questa conferenza internazionale organizzata all'Università di Torino, a cui appunto abbiamo avuto, insomma, a ospiti Nancy Proctor, tra gli altri Nancy Proctor, Catherine Devine e Elisabeth Rosenberg di Nemo, quindi, e altri, insomma, esperti. Quindi è una conferenza che è stata molto, molto, molto seguita. E il lavoro poi, negli ultimi mesi della commissione è confluito poi nella realizzazione del glossario digitale delle tecnologie. Abbiamo pensato, proprio vista anche le varie problematiche che sono emerse, legate anche al digitale, ai termini del digitale, di realizzare questo supporto pensato per essere divulgativo, quindi con termini molto, con un linguaggio accessibile a tutti, e quindi come un piccolo strumento vademecum per i professionisti digitali. Se vado troppo lunga, Valeria, interrompimi. Tra l'altro, del glossario, adesso abbiamo preparato anche una versione calendario, che sarà, insomma, disponibile sul sito ICOM. E l'altro lavoro, sempre legato a questo momento che stiamo vivendo, è quello della realizzazione di un questionario intervista che è partito nelle scorse settimane, destinato a capire come vengono realizzati i contenuti digitali nei musei e come vengono gestiti. E quindi il questionario intervista ai contenuti digitali dei musei, creazione, gestione e condivisione. Si tratta di 27 domande, sia chiusa che a risposta multipla, ripartite in sei sezioni, e sarà appunto un'intervista, questionario intervista. I musei vengono contattati dal gruppo di lavoro, che, insomma, qua vedete, ci tengo a ringraziare il gruppo di lavoro di intervistatori, e la procedura e l'intervista, poi avremo una trascrizione dell'intervista, in seguito l'analisi e il confronto dei risultati che si sono ottenuti. Quindi speriamo che anche questo ci aiuti a che, insomma, i risultati saranno disponibili tra marzo, aprile, i primi risultati. Poi, insomma, un'indagine che andrà a un'elaborazione che richiede abbastanza tempo. Vista anche la trascrizione, che richiede un'ora di intervista, richiede almeno 4-5 ore di trascrizione, quindi è abbastanza impegnativa. Vista anche i risultati delle interviste, procederemo poi a pensare appunto a come strutturare gli altri Apericom del 2021, in modo tale che siano di supporto e siano utili alla comunità museale per costruire un digitale più consapevole. Anche, insomma, prendendo spunto anche da quello che ha detto Michela, anche più sostenibile. Grazie, scusate, non so se sono andata troppo lunga, Valeria. Grazie a te, Anna Maria. D'altronde le attività sono state tante, quindi in ogni caso grazie per avercene dato un'illustrazione, in ogni caso sintetica. Abbiamo ricevuto una domanda in chat da Marco Marinuzzi, per la quale c'è una risposta di Lanzinger. È una domanda un po' complessa, quindi magari ci prendiamo qualche minuto per rileggerla al meglio, capire chi possa darne una risposta. E nel frattempo,